Pronto, medico Uscar? Ok, ha la febbre. Quanti anni ha? Dove abita? Quali sintomi ha in questo momento? Cosa si sente? Tornano operative anche nella nostra regione le USCAR, unità di continuità assistenziale entrate in funzione durante l'emergenza Covid ed ora riconvertite per fronteggiare un'altra criticità, quella legata al caldo. Una richiesta pervenuta dal Ministero della Salute e recepita dall'assessore regionale Saltamartini, con la sede USCAR di Macerata già riattivata presso il distretto sanitario di Tolentino. Ci siamo attivati prontamente per cercare di dare un supporto ai cittadini, soprattutto quelli più fragili, quelli anziani. Diciamo che è un servizio aggiuntivo perché noi abbiamo già la guardia medica comunque che si occupa, i medici in medicina generale che si occupano di questa attività. Questo è un supporto ulteriore visto che il territorio è grande e magari la problematica è molto sentita a livello della popolazione. Abbiamo inteso con il direttore, che è anche la dottoressa Corsi, che ha voluto fortemente questo servizio, dare un ulteriore supporto a questa emergenza che ha creato notevoli disagi alla popolazione. L'attività è partita sabato scorso, un po' a rilento, con poche richieste da parte della popolazione, non ancora a conoscenza del servizio. Richieste che nelle ultime ore stanno sensibilmente aumentando per problematiche legate appunto al gran caldo. Sicuramente sudorazione eccessiva, sbalzi di pressione, ipotimia, probabilmente possono anche avere degli svenimenti e quindi noi siamo disponibili, a domicilio per questi interventi. In qualsiasi momento, dalle 10 alle 18, siamo sempre presenti. Anche per la durata del progetto si guarderà quelle che sono le reali necessità. Fino al 31 di agosto per il momento, adesso vedremo com'è l'andamento, però per ora abbiamo programmato fino al 31 di agosto, poi se l'emergenza continuerà magari continueremo anche a settembre.